un gioco, alla fine, però è molto stimolante perché si tende sempre ad aggiungere nuove funzionalità, ad aggiustare qualche cosa, e quindi ci mantiene sempre in gli sviluppi futuri sono sempre una maggiore interazione con la rete. E immaginate questa macchina in effetti collegata a internet può demandare un'elaborazione che non riesce a fare in proprio, e quindi ricevere l'output di un laboratorio esterno. Cioè, questa è un po' l'idea del cloud computing, del cloud robotics. Cioè, in effetti, un problema che non riesce a risolvere perché non ha la forza computazionale, tramite la rete di chiedere all'esterno e quindi ricevere l'output. Sviluppi sono sicuramente l'implementazione di algoritmi di apprendimento automatico mediante l'utilizzo delle librerie di visione artificiale, perché in questo modo, avendo la webcam su un sistema Linux, il sistema elabora il flusso video e quindi, tirando fuori delle caratteristiche di questo flusso video, può manovrare il robot per spostarsi in funzione dell'informazione che riceve da un'immagine che è molto ricca di informazioni. E poi, diciamo, i miglioramenti ce ne sono, avete visto che insomma è tutto un po' grezzo, un po' da aggiustare. Volevo tentare di farlo muovere, però non so, si è un po' stancato, stiamo a fine, proviamo a fare.